Quindi dovrebbe essere lei. Va bene. Direi che se vuoi possiamo partire. Che dici? Sì, direi di sì. Adesso non ho visto bene quanta gente manca. Posso dire solo ma ti ha accompagnato. Sì, certo. Sì, non problema. Allora, dunque, buonasera a tutti, naturalmente. E andiamo in questa seconda puntata. La prima spero che sia andata passabilmente. E diciamo, in questa seconda serata proviamo a affrontare degli argomenti un pochettino più intensi. Diciamo che la prima abbiamo fatto un po' un'idea anche, un discorso storico e alcune cose molto dettagliate, ma comunque diciamo senza affrontare argomenti particolarmente impegnativi. E stasera, insomma, ne vediamo un pochettino di più. Quindi sono anche parecchi dal punto di vista numerico. Speriamo di averci preso come dimensione della lezione. Se non ce la facciamo, a un certo punto la tagliamo e poi la agganciamo al prossimo incontro, che comunque sarà l'ultimo. Quindi, allora, io adesso devo diventare presentatore, se Ah, non aspetta, sbaglio. ti rendo presentatore. Ma forse posso farlo anch'io, perché stavolta ho capito come si fa. Ah, Comunque, ok. vabbè, ormai lo sono, quindi Vai, iniziamo. dovresti Ah, essere abile sì, però arruolato a... Ok. c'ho tutto sotto controllo, tranne Ok. L'ha fatto per far vedere tutte le sue lauree appese dietro, il professore. i diplomi. In realtà c'è anche quel mio nonno, quindi dentro. Grande. Va bene. Ok, allora partiamo da questo libro, che è stato il primo libro di informatica che ho letto, propostomi all'università dal compianto professor Zironi, che mi è piaciuto moltissimo. Un taglio molto matematico, bisogna dire, ma d'altra parte io facevo matematica, quindi ci stava. E, probabilmente l'avevo perso nei miei vari traslochi, forse un po' meno attuale di questi tempi. Ci sono altri libri parimenti interessanti, però penso che sia comunque una pietra miliare dell'informatica. E niente, il punto fondamentale è il titolo, quindi in realtà anche con tutte le aggiunte moderne, secondo me i programmi di fatto sono proprio l'unione di questi due aspetti, gli algoritmi e le strutture dati. E vanno a braccetto, non si può avere l'una senza avere l'altra. E quindi, partendo di queste cose, parliamo delle strutture dati, Scusa se come ti interrompo, Marcello. Sai, una cosa che ho scoperto, che non la sapevo, proprio dalla slide che hai fatto, ho scoperto da dove hanno preso spunto due ragazzi, credo sia uno canadese e uno americano, per fare un podcast che si chiama esattamente Algorithms più Data Structure is uguale podcast. Lo incollo qua se qualcuno è curioso, ovviamente è in inglese, però è molto interessante perché sono due ragazzi che lavorano all'Nvidia e tengono questo podcast. E parlano di algoritmi, di strutture dati, di tanta roba interessante. Niente, scusa l'interruzione, l'ho scoperto con la slide. probabilmente sì, di fan di Wirth anche loro, eccetera. Bene, allora, quindi parliamo delle strutture dati, e quindi la volta scorsa abbiamo affrontato solo gli argomenti delle variabili semplici, dette anche variabili scalari, detti dati primitivi a seconda dello specifico linguaggio della tradizione che seguite, e comunque in generale sono dati che sono in grado di contenere un solo valore. Le variabili classiche, tutte le variabili di programmazione hanno questa metodologia, e di fatto sono insufficienti per trattare argomenti interessanti. E quindi tutti i linguaggi di programmazione hanno dei
meccanismi che permettono di ampliare questo sistema. Per cui le variabili più complesse che utilizziamo tipicamente sono variabili dette strutturate o composte. Ho fatto questa di distinzione più che altro per la spiegazione, perché poi in realtà contano fino a un certo punto, e ho classificato le variabili strutturate per molteplicità o per tipo. Per molteplicità vuol dire che abbiamo variabili che sono in grado di memorizzare un certo numero di variabili dello stesso tipo. E il prototipo di questo tipo di variabili sono gli array, anche questi sono presenti in tutti i linguaggi, ma ci sono altri tipi di strutture dati che, pur avendo, permettendo una grande molteplicità, hanno caratteristiche nettamente diverse per accesso, prestazioni e caratteristiche generali. La seconda tipologia è quella che permette di strutturare un certo numero di variabili, a raggruppare variabili di tipo diverso e formare un'entità unica. Il prototipo di questo tipo di variabile sono gli strutto, struct, struct, a seconda di come lo parliamo, e quindi che definiscono di fatto dei tipi di dati e che a sua loro volta pian pianino si sono evoluti negli oggetti, nel paradigma oggetti, che vedremo in dettaglio la prossima volta. Quindi in realtà il confine tra queste tipologie è abbastanza labile, perché possiamo sempre mescolare questi aspetti facendo array di struct, struct di array, struct di array di struct, eccetera, eccetera. È quello che io chiamo il principio matrioska, in cui dentro a una variabile ce ne sta un'altra, che è uno dei principi base dell'informatica. Comunque, anche se, ripeto, teoricamente non è una grande distinzione, per gli scopi che ci poniamo in questo corso va benissimo, e quindi andiamo avanti così. E quindi partiamo anzi dal primo tipo, che sono appunto gli array. Allora, dal punto di vista formale della definizione che troviamo su Wikipedia, o comunque che si studia da qualche parte, è che un array è una sequenza di elementi dello stesso tipo immagazzinati in locazioni di memoria contigue. E già questo, insomma, tradisce un po' la sua natura di basso livello, tant'è che gli array si possono, credo che siano l'unica struttura dati che di fatto si possono implementare anche in assembly senza impazzire, perché utilizzando registri, indice e cose del genere non è particolarmente complicato. E quindi, appunto, se lo possiamo fare in assembly è sicuramente a basso livello. Più in generale, si tratta di una struttura comunque statica, che vuol dire che ha un numero fisso di argomenti, definito in compile time, poi avevo messo anche in runtime, poi dopo sono stato corretto, e vedremo anche perché. Si accede a ogni elemento tramite un qualche cosa, solitamente un intero chiamato indice, che ci dice la posizione all'interno di questa variabile. La maggior parte dei linguaggi usa gli indici, sono zero based, quindi il primo elemento è lo zero, e non c'è, in particolare in C, C++, alcun tipo di controllo. Quindi posso metterci il valore che mi pare a mio rischio e pericolo. Quindi sinteticamente sono strutture, tra virgolette, stupide. Tant'è che il sistema li identifica soltanto dall'indirizzo di base e dal tipo di dato, o anzi, più esattamente dalla sua dimensione. E questi sono gli array, diciamo, tradizionali. La dichiarazione classica, e questa è quella compatibile con il C, prevede il tipo di dato che compone l'array, un nome di una variabile normale, e poi la dimensione, la quantità di elementi che viene
di cui è formato l'array, compreso tra parentesi quadre. Possiamo fare array a multidimensione, probabilmente tra questi il più noto è l'array a due dimensioni, ho detto anche matrice, che permette di, diciamo, darci un senso di spazialità, quindi molto utilizzato nel computer graphics, nei giochi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è la base. Quindi, come dicevo prima, è possibile creare gli array in fase di runtime, quindi fare la dichiarazione che non dipende da un valore, da una costante, ma da un valore definito, eventualmente anche fornito dall'utente, ma di fatto non è parte dello standard C++. È prevista dal C99 e quindi diciamo che è una specifica borderline. La maggior parte dei compilatori lo accettano, io l'ho sempre dato per scontato come è una cosa, ma sono stato ripreso dal sublime guardiano di porta del C++ che mi ha detto che invece non è tecnicamente parte dello standard. Poi nulla toglie che sia estremamente comoda, ma questo è un altro discorso. Devi aggiungermi qualche cosa, Marco, No, su no, no, questo? No, abbiamo già assolutamente. detto Sì, diciamo che GCC e Clang te li accettano. Già Visual Studio si lamenta, Ah, quindi. sì, più studio anche Però più. sì, appunto, come hai detto, è un'estensione, diciamo, è del C99, viene impresa come estensione nel C++, però appunto non è neanche una buona pratica proprio perché il codice non è portabile, appunto, in questo modo. Quindi. Va bene. Oh, come facciamo a inizializzare? Allora, mentre i tipi scalari tipicamente in tutti i compilatori sono inizializzati e solitamente sono inizializzati a zero, tanto che anche i programmatori ci fanno affidamento e non accettano, si presumono questo il valore iniziale zero. Negli array questa cosa non è vera e anzi può un array può contenere della sporcizia perché prende delle allocazioni di memoria che non necessariamente sono zero e quindi bisogna stare attenti. Quindi o lo inizializziamo nel corso del programma oppure lo inizializziamo durante la dichiarazione. Ci sono tante tante forme, diciamo, la prima è probabilmente la forma più degenere, diciamo che definisce un puntatore di fatto a un array di interi, ma non alloca nessuno spazio e quindi diciamo che sì, uno deve sapere quello che fa per utilizzarlo in questo modo. Sotto è una forma già più classica in cui definiamo l'array di tre dimensioni e poi assegniamo tra le graffe i loro valori separati da virgole. Volendo, il 3 è anche opzionale in questo caso, per cui il compilatore è in grado di contare il numero di elementi e l'alloca della dimensione corretta. Lievemente più spinta, che come vedete è lo standard che parte dal CPU 11, è eliminando l'uguale, quindi dandogli, come dicevi l'altra cosa, il senso di costruttore più che un senso di inizializzazione. E questa forma qua non la conoscevo, l'ultima, diciamo. La facevo mettendoci tra le graffe lo zero direttamente. Invece così immagino che risparmiamo questa immane fatica ai programmatori di scrivere un carattere e quindi è sicuramente apprezzata dalle popolazioni mondiali. E con questo i formati di inizializzazione ci sono un po' tutti. L'uso è semplice. E quindi si usa il famoso visto che dobbiamo per usare l'array abbiamo bisogno del nome e del suo indice,
L'indice viene indicato racchiuso tra il famoso operatore parentesi quadra. E quindi questo è il più classico dei classici dei cicli, in cui inizializziamo tutta questa array a 1, semplicemente eseguiamo tutta la sequenza e accediamo a tutti gli elementi in modo sequenziale dell'array. Ora, noi qui li accediamo in modo sequenziale, però una delle caratteristiche, una delle più interessanti dell'array è che il tempo di accesso è costante indipendentemente da dove lo facciamo e da dove proveniamo. Quindi possiamo saltare da una parte o dall'altra. È un accesso appunto random e quindi che ricorda il meccanismo insomma della RAM, del funzionamento della RAM. Quindi fin qua siamo a posto. E fin qua credo di non aver sconvolto nessuno. Bene, e quali sono i problemi degli array? Gli array sono semplici, sono immediati, hanno pochissima sovrastruttura e sono un po' problematici. Sono grande fonte di errore, tipicamente diciamo sballando l'indice della dimensione, non sono tanto facili da debuggare. Comunque per fare operazioni anche elementari, tipo spostare un elemento, c'è comunque da scrivere del codice, è spesso sempre quello. Le dimensioni sono statiche e quindi bisogna sapere prima di iniziare a programmare o diciamo prima di utilizzarlo, e quindi tutte queste sono limitazioni importanti. E quindi si è cercato di costruire delle alternative che fossero generalmente più flessibili. E a questo punto entra in gioco il famoso STL, in cui parleremo di tante cose, prevalentemente appunto di array di vector, ma anche di altre cose. Allora, che cos'è STL? STL è la Standard Template Library, che è una libreria software che diciamo è la base della Standard Library, che è fornita insieme a ogni compilatore C++. È formato da tanti componenti, tra queste ovviamente non le faremo tutte, ne faremo alcune, e sono raggruppate in queste grosse categorie: gli algoritmi, i contenitori, una serie di funzioni e funzioni membro legate ai contenitori e gli iteratori. Quindi oggi ne guardiamo parecchia di questa roba qua, vediamo di capire. Quindi il punto principale sono, visto che abbiamo cominciato a parlare di strutture dati, sono i containers che diciamo ricordano, suoneranno un pochettino familiari a quelli che i programmatori Java, perché hanno esattamente lo stesso nome, anche se ci sono in realtà delle differenze. Quindi il container è un oggetto contenitore che gestisce collezione di altre entità, che sono detti gli elementi. Sono realizzati tramite un meccanismo template che di fatto permettono di parametrizzare il tipo di dato che vogliamo utilizzare in soldoni. Poi dopo non so se c'è una definizione più a fondo, però io la vedo in modo semplice così. Si tratta quindi in realtà già di oggetti, quindi utilizzano il paradigma della programmazione oggetti, ma diciamo questo ci sfugge un po' perché spesso tutto questo viene gestito grazie alla flessibilità del C++, che permette di ridefinire più o meno tutto, per cui di fatto non ci si accorge spesso neanche che si tratta di oggetti. E questo appunto, magia sintattica, diciamo. Quindi i container nella loro completezza cercano di risolvere i problemi degli array, diciamo, di base, riducono di fatto le possibilità di errore, semplificano l'uso, accelerano alcune operazioni, ovviamente
qui bisogna far entrare. Ok. Accelerano alcune operazioni, altre, diciamo, funzionano allo stesso modo o comunque diciamo, in generale semplificano alcune altre operazioni. Di container ce ne sono tanti, ce ne sono 10 e ne guarderemo alcuni soltanto. Sono tanti che, diciamo, conviene vederli strutturati in questo modo, quindi raggruppati in quattro grosse categorie che sono sequence, adapter, associative, and ordered, e di fatto sequenza sono quelle che definiscono in qualche modo un precedente e un successivo. Gli adattatori sono un modo diverso di vedere strutture già presenti in un altro modo e gli associativi permettono appunto di associare a una chiave un particolare valore in un modo è ordinato, nell'altro non è ordinato. Quindi con questo diciamo, rimane fuori ben poco delle strutture dati, le vediamo praticamente tutte quelle che si studiano normalmente. Bene, allora partiamo dal più semplice. Il più semplice è ma Marco, ogni tanto c'è qualcuno che esce, bisogna sempre manualmente farlo rientrare. Sì, di solito tengo d'occhio. Sì, Ah, tengo ok. d'occhio e. Lo faccio anch'io, non è un problema. Sì. Dunque, ecco, allora, quindi gli array di fatto come parte di STL sono di fatto un wrapper, quindi un riconfezionamento degli array in una versione C++. Fornisce qualche funzione in più e memorizza anche la dimensione, che altrimenti sappiamo, bisogna sempre passarla come parametro può essere fastidioso. Il consiglio generale che si dà è quello di usarli al posto degli array tradizionali, proprio perché danno qualche protezione in più. Quello che cambia, diciamo, di più è la loro dichiarazione, perché la dichiarazione è basata appunto sul template e quindi richiede quando generiamo una variabile, quando dichiariamo una variabile, che gli forniamo parametri aggiuntivi che dicano il tipo di dato e la dimensione. Quindi un array di quattro elementi intera viene definita con la parola chiave array, che è l'oggetto di cui parliamo, e tra le parentesi angolari i parametri che servono a definirlo. E quindi possiamo scrivere array o std array, dipende da come avete organizzato il codice. Diciamo, rispetto alla precedente, il 4 non è detto che sia più una costante. A questo punto può essere una variabile e quindi No, deve essere sempre una costante, è Marco. sempre ancora una Sì. costante in questa fase. Quindi dopo Sì, poi, benissimo, allora, sì. Sì. giustamente corretto. Quindi approfittiamo, c'è anche questa l'hai messa come domanda bonus. Sì, ma è un link che lascerei a loro guardare, ma Vedere così si dà una sensazione anche di tutta questa complessità effettivamente che c'è nell'inizializzazione dei dati e che rende in questo caso verbosa l'inizializzazione di un array di array, perché come vedi qui ci sono quattro parentesi innestate, quindi mentre l'array diciamo l'array unidimensionale ha una parentesi sola, l'array bidimensionale in questo caso ne ha quattro ed è diciamo parte di uno dei motivi per cui l'inizializzazione del C++ comunque è abbastanza complicata. La lascerei veramente perché è un link, quindi lascerei poi a loro la curiosità di guardarla senza entrare nel dettaglio perché è veramente un argomento più avanzato che solo per stimolare un po' la loro curiosità. Perfetto. Diciamo che per esempio anche altri linguaggi tipo JavaScript mi viene in mente non hanno, hanno un po' questa difficoltà nel creare
gli array multidimensionali. Il C classico aveva proprio questa semplicità d'uso che insomma in certi casi lo fanno preferire. Però diciamo è ovviamente possibile e una volta superata la difficoltà dell'inizializzazione, che tra l'altro non serve sempre, dopo il comportamento è esattamente identico a quello degli array tradizionali. Benissimo. Vector. Allora, vector è invece un oggetto più interessante ed è un array espandibile che può crescere o diminuire a seconda delle dimensioni. Quindi si possono, diciamo, possiamo stabilire la dimensione iniziale di questo array e noi possiamo inserire dati tipicamente in fondo. Quindi inserire in fondo è abbastanza è efficiente perché il più delle volte ha un costo unitario. Invece, se pretendiamo di inserirli in altri posti, chiaramente ci sono più problemi. Quindi anche Vector garantisce la disposizione degli elementi in modo contiguo, quindi è proprio un tentativo di rendere l'array più flessibile, quindi si possono utilizzare laddove utilizzavamo gli array classici del C e quindi è anche possibile accedere tramite quel trucco lì, si vede la rappresentazione in vettore tradizionale, no Marco? Diciamo, quella lì ti dà proprio la visione del come se un array classico. Il vector, essendo contiguo, sotto è sostanzialmente un array dinamico, quindi con data puoi accedere all'array, al puntatore, a quell'array dinamico, e quindi è utilizzato per fare interoperabilità con l'API C e quindi in lettura o in scrittura, a seconda di quello che serve. Quindi nella maggior parte dei casi si utilizza il vettore. Proprio quando la dimensione non è nota. Lorenzo prima faceva una domanda in chat. Forse c'è un po' di ritorno non so se ce l'ho soltanto io, c'è forse un po' di ritorno in cuffia. Lorenzo chiedeva come faccio ad allocare un array di cui non conosco la dimensione. Ovviamente una risposta semplice è quella di creare un array dinamico alla C, quindi fare un new con il tipo di dato e le parentesi quadre con dentro la variabile. Quello lì è il modo, diciamo, C style di farlo, che equivale un po' a fare una malloc, per capirci. Con il C++ moderno, nel 99% dei casi, a meno che non stiate scrivendo un engine per videogiochi, un engine scientifico, cioè un qualcosa di veramente molto molto verticale, dove veramente non vanno bene le prestazioni di vector, e ci sono dei casi dove non vanno bene, nelle restanti casistiche il vector va bene. Comunque va bene sempre un qualcosa di libreria, che sia la vostra libreria o che sia la libreria STL. Comunque solitamente si preferisce sempre sostituire un array cosiddetto naked, quindi nudo, con un vettore, un container, una struttura dati comunque che avete disegnato voi o che avete preso da terze parti. Quindi, in generale, proprio per queste caratteristiche di compatibilità di tutto, Vector è preferibile anche rispetto ad array, insomma, eccetera, proprio perché di fatto ha pochissime controindicazioni. È dinamico, fornisce tutta una serie di funzionalità che adesso andremo a vedere e di fatto, appunto, sono rari i casi in cui ci sono effettive, diciamo, svantaggi rispetto all'altro. Quindi si vede un po' la differenza tra array e vector. Quindi l'array è statico e il vector è dinamico, e questo chiaramente è buono. Sono entrambi sequenziali, quindi bene, diciamo. L'array allocato su stack, vector allocato su heap.
L'array è immutabile, il vettore è modificabile e l'array è il massimo dell'efficienza e il vector è sicuramente, forse massima è una parola eccessiva, però molta flessibilità, sicuramente molta in più rispetto all'array. Qualche esempio, diciamo, calato nel pratico, per utilizzarlo si include si fa l'include di vector e il primo è un caso di un vettore di interi, il secondo è un vettore con tre elementi, non essendo inizializzata è valore 0, oppure con un altro formato, diciamo, quindi fornendo la dimensione direttamente nell'inizializzazione, oppure possiamo inizializzare anche specifici valori. Quindi da questo punto di vista non è particolarmente diverso dagli array. C'è la nota che ho messo a fianco, il vector di bool non va fatto in linea di massima perché sappiamo che il booleano teoricamente sarebbe un solo bit, poi in realtà non è sempre vero e quindi ci sono dei problemi di compatibilità, per cui è considerata una brutta idea. Mi ricordo se ci ho messo il link sul perché è una cattiva idea, forse sì. Se no lo trovo perché era anche interessante. Sì, o comunque ci sono dei flame e dei rant in giro da penso 20 anni sul vector di bool. Quindi, se uno cerca vector di bool, penso che gli suonano anche a casa la porta. Se uno scrive vector di bool su Google, vector di bool e già arrivano. Me lo suonato, aspetta. Ah, no, Io c'ho dai miei studenti a cui piace però il vector di Boole, me lo fanno ok. spesso No, ma alla ammirare. fine per alcune cose, cioè non è che sia. Per alcune cose può andare benissimo, insomma, non bisogna secondo me prenderla poi religiosamente, anche perché c'è ancora, se no l'avrebbero tolto. No, ne ha fatti, quindi. Però sì, comunque diciamo per alcune cose va benissimo. Va bene, quindi questo è il vector. Allora, fin qua abbiamo visto solo l'inizializzazione, quindi è anche possibile trasferire dati dalla versione C alla versione al vector. Bisogna utilizzare un pochettino la matematica dei puntatori, o quantomeno la filosofia di fondo della matematica dei puntatori, per cui in questo caso, nella seconda istruzione, creiamo un vector che è formato dai primi quattro elementi che ci sono sopra, quindi si parte dall'indirizzo base e ci si sposta fino a quell'indirizzo più tre. Tre elementi successivi, diciamo, è anche difficile da dire, quindi uno deve saperlo. Oppure si può copiare totalmente, quindi dall'inizio alla fine, quindi possiamo inizializzare in questo modo qua. Diciamo che tutto questo è fatto per evitare uno degli errori classici che fanno soprattutto i principianti, ma insomma ogni tanto scappa. È quello di assegnare un array ad un altro array. Ecco, quindi questo può generare delle bombe e il metodo poi per farlo è in realtà uno di questi. E quindi in realtà per assegnare o copiare un array si usano delle sintassi, delle funzioni specifici come quelle che vediamo sotto. Adesso questo poi lo vediamo più Pure in Marcello, dettaglio. un'altra cosa è che per copiare un array, questa è un'altra cosa che ci siamo dimenticati di dire, se utilizziamo standard array, quindi il replacement moderno, la copia dell'array viene gratuitamente fatta dalla libreria. Cioè se io ho uno standard array definito in un certo modo e poi faccio auto altro array uguale a quell'array lì, ho un'altra istanza di un array con il contenuto del primo array copiato
nel secondo array. Ed è Ok, e questo fondamentalmente quello. quando è così, da È dal quando? CPU 11, dal Ah, CPU 11 CPU con 11. l'introduzione, sì, di standard array, quindi dell'array proprio dell'STL, abbiamo gratuitamente anche questa possibilità qua. Quindi se vogliamo fare delle copie di array, ce l'abbiamo con il container array. Esatto. Bene, beh, insomma, Posso altre, fare una altre. domanda? Prego, prego. Nel terzo esempio, quello che usa begin end, ma quindi begin end restituiscono il primo e l'ultimo valore dell'array o restituiscono qualcosa di diverso? Lo vediamo tra poco, penso, no, cioè, lo Ah, facciamo vedere. così. Diciamo, prima battuta restituiscono gli indirizzi, è un puntatore, insomma, qualcosa di molto simile al puntatore, poi adesso vediamo più in dettaglio. Quindi va bene. Allora, ecco, qui cominciano i vantaggi del vector rispetto agli array che ci permette appunto con queste funzioni pop back, push back, che ci permettono di aggiungere in fondo degli elementi o di toglierli modificandone la dimensione effettiva. Quindi sono estremamente comode. In realtà ci nascondono una complessità che c'è sotto, che è ovviamente, visto che abbiamo detto che l'allocazione della memoria è comunque contigua e comunque è comunque in realtà prefissata, cioè quando noi definiamo un vettore, noi definiamo una certa dimensione. Se noi quando noi superiamo questa dimensione, di fatto lui rialloca un po' tutto, e questa è un'operazione che richiede del tempo. Ovviamente, e lo stesso accade quando togliamo gli elementi, per efficienza riduciamo anche lo spazio a disposizione, quindi abbiamo l'operazione inversa. Ovviamente questa operazione non accade spesso, e quindi il calcolo, si dice che l'operazione di inserimento rimozione di un elemento in coda ha comunque un costo ammortizzato di O di 1, quindi in media è sempre costante. Poi può capitare appunto che ci sia l'elemento che aggiungiamo è quello che fa scattare la riorganizzazione dell'array e quindi c'è un rallentamento. Quindi comunque diciamo i vantaggi sono indubbi e sono molto comodi. Ovviamente, se noi invece di voler inserire l'elemento in coda o toglierlo dalla coda, beh, sappiamo quello che succede negli array, no? Dobbiamo spostare tutto di una posizione o di più posizioni per fare spazio o per togliere spazio, e a quel punto effettuiamo l'inserimento. In questo caso c'è la funzione insert, che ci permette di inserire in qualsiasi posizione. Ovviamente qui il costo è in funzione di dove lo andiamo a inserire, quindi se inseriamo in testa le prestazioni sono peggiori di quando le inseriamo in fondo. Ci sono in realtà tantissime funzioni, membri, operazioni che fanno parte di vector e in generale di tutti i container. Quindi abbiamo ovviamente l'operatore quadra che permette appunto l'accesso, e at che è essenzialmente la stessa cosa. Solo che fa un controllo quello, Marcello. Ma Let fai fa anche un controllo. controllo e tira un'eccezione se vai fuori dai limiti. L'hanno aggiunta proprio per questo motivo. Ah, qui non sapevo Sì, l'inter. diciamo con le quadre non c'è controllo, tranne che in debug. Solitamente in debug c'è, e con at invece c'è proprio il controllo anche in release e tira eccezione se vai fuori. Ah, beh, E bene. questo diciamo come convenzione in tutte le STL. Quando vedete una funzione at per altri container è perché c'è un controllo. Okay. Front e back, ovviamente, primo e ultimo elemento, e i dati, sempre del famoso
CPP11, quello di cui abbiamo parlato prima, diciamo, fornisce l'accesso grezzo ai dati. Poi ci sono, e queste, diciamo, permettono l'accesso. Poi ci sono funzioni modificatrici che, diciamo, dovrei dire metodi, perché trattandosi di oggetti sono più metodi, però parliamo sempre di funzioni. E appunto pushback e popback sono quelli di cui abbiamo parlato, inserire, cancellare, scambiare, eccetera, eccetera. In place è quello che permette di, la differenza tra in Lo place costruisce direttamente nella locazione di memoria. Prendete pushback, è come se facesse una copia, poi in realtà non è veramente una copia, magari ci sono altri dettagli più complessi, può spostare degli elementi all'interno. L'emplace invece che cosa succede? Ad esempio, se tu hai un vettore di stringhe e poi fai un emplace dentro a questo vettore di stringhe, lui potrebbe con l'emplace costruire la stringa direttamente dentro. Okay, quindi invece di crearla fuori e metterla poi dentro, copiarla o spostarla, fa la costruzione direttamente nella locazione di memoria, per esempio, del primo elemento, nel caso in cui sia un emplace back che va a riempire la prima locazione. Quindi permette di costruire in place, rimuove una copia, diciamo così. Ok, va bene. Direi che non c'è altro su questo. Sì, una cosa che possiamo aggiungere, Marcello, è che riguardo a quello che hai detto prima, quando si fanno gli inserimenti e le rimozioni in coda, che c'è quel discorso del costo ammortizzato. Quindi se finisce lo spazio del vettore, lui deve andare a prenderlo da un'altra locazione di memoria perché deve mantenerlo contiguo. Quello che si può fare, c'è un'altra funzione del vector che si chiama reserve, che consente di di riservare abbastanza memoria, magari perché tu sai che consumerai quella memoria. Quindi puoi Crescerà fare molto. all'inizio, puoi fare, che ne so, mi riservo, metti 100 mega di memoria su quel vettore. A quel punto tutti i pushback che farai, fino a che c'hai 100 mega di memoria su quel vettore, non va a fare mai una rilocazione. Quindi ci sono questi trucchi che si possono utilizzare per fare, diciamo, delle ottimizzazioni laddove servono, ovviamente. Ok, allora questo diciamo personalmente trovo che Vector sia estremamente utile, e poi ripeto, io non sono un programmatore, però dal punto di vista teorico mi piacciono molto, insieme al fatto del CPU di poter ridefinire tutto, gli operatori, fare delle cose anche potenzialmente letali e incomprensibili, mi piacciono molto. Bene, detto questo, il vector abbiamo visto, una struttura molto flessibile, tant'è che ci permette di simulare altre strutture dati. Quindi, di fatto, offrono un'interfaccia leggermente diversa, pur di fatto, in fondo, essendo sempre un vector, in fondo, no? Sì, Quindi, puoi cambiarlo quello che c'è. esatto. Di default, magari sullo stack, per esempio, c'è il vector, però effettivamente puoi cambiarlo, a compile time, puoi dirgli, guarda, non usare vector, usami una DEC, usami una lista o quello che vuoi, o una tua struttura. Però è esattamente quello che dici tu, cioè consentono di adattare un vettore ad un'altra interfaccia, magari semplice Facile. o diversa. Per esempio, lo stack, che è un grande classico, che permette di inserire dati e di estrarli nell'ordine inverso in cui li abbiamo inseriti, quindi la stream first out, di fatto utilizza poi il pushback e il popback e basta, e offre qualche limitazione. Poi appunto c'è l'aggiunta di controllare l'elemento da estrarre, però di fatto è un aspetto diverso e che impone qualche limitazione al vettore, al vector. Q è invece una coda, quindi inseriamo i dati, li preleviamo nello stesso ordine in cui sono stati inseriti. E l'altro è la priority queue, che è abbastanza simile a un heap. Non mi ricordo esattamente la differenza, comunque diciamo Sì, operativamente. praticamente ha un criterio per ordinare i dati all'interno,
con la struttura dell'heap, quindi è come se ci fosse un elemento affiorante più grande e poi gli altri elementi. Il primo elemento è sempre più Sì, o grande. più grande o più piccolo a seconda che sia un max o un min, esatto. E la priority queue di fatto è una struttura contigua che ti consente di mettere gli elementi in quest'ordine e quindi di prelevare sempre quello più grande o più piccolo a seconda del Quindi criterio. evita per esempio i costi di ricerca se avete bisogno di prendere Esatto. sempre il più elevato. Sì, Quindi ad l'esempio esempio. classico che si fa quando si studia il C++ magari è la coda dell'ufficio postale che si implementa con la priority queue utilizzando un criterio che solitamente ti dà il professore o ti dà insomma quello che pone l'esercizio. Quindi mi ricordo, l'avevo fatta anche in Java, si utilizzava, mi ricordo, una cosa analoga per fare questo tipo di cose. Qualcosa di simile anche in Java Sì. adesso. Devo dire, i container alla fine non è che sono diversissimi adesso tra Java. Poi implementazione sotto no, però l'idea generale sono poi sempre quelle. Qui ho messo un po' di riassunto delle prestazioni, quindi sono in generale abbastanza ovvie. Quindi il vettore e quindi anche le stringhe, l'inserimento, abbiamo detto. È di 1 o di n a seconda appunto se accade questa riorganizzazione. Nelle altre posizioni è o di n perché si prende poi il caso peggiore, quindi l'accesso è sempre unitario, la cancellazione lo stesso dell'inserimento all'ultimo posto è sempre unitaria, negli altri dipende. E la ricerca, beh, se abbiamo una cosa ordinata possiamo applicare la ricerca dicotomica, quindi andiamo con il logaritmo di n, e se invece non è ordinata ce le dobbiamo assorbire tutte. La RQ, che è diciamo variante di coda che può essere estratta da tutte e due le parti, quindi ha diciamo migliore prestazione, nel senso che possiamo inserire con costo unitario all'inizio e alla fine, e essenzialmente basta, le altre prestazioni sono, come vedete, molto simili. La lista invece è un po' diversa. Adesso della lista volevo c'ho anche da parlare più in dettaglio. E in generale la lista funziona bene se noi scorriamo la lista, come anche può risultare naturale. Per tutte le altre operazioni non è che sia il massimo, insomma, quindi è sempre operazione dell'ordine di n e non ci permette neanche di sfruttare l'ordinamento. E la priority queue invece, l'inserimento può essere più lento, la rimozione richiede un po' di calcolo perché comunque dobbiamo di fatto mantenere un certo ordine all'interno dell'array, mentre invece l'accesso, che è sempre sul primo elemento, è sempre unitario. Quindi ho già accennato alle strutture non sequenziali, adesso le vediamo. Le liste sono probabilmente il primo tipo di struttura radicalmente diversa dall'array, e pur essendo parente dell'array perché è sempre definito un elemento successivo e un elemento precedente, in realtà una delle caratteristiche è che non è detto, e spesso non lo è, che siano sequenziali. Quindi un elemento può essere in una zona di memoria, l'elemento successivo può essere in un altro, e questo ovviamente una serie di impatti sulla struttura, sulle prestazioni. Per esempio, in questo caso l'inserimento ha sempre costo basso perché non ci interessa tenerli consecutivi. Viceversa, il costo dell'accesso diciamo, non è possibile saltare un qualsiasi elemento della lista, quindi dobbiamo sempre partire dalla testa della lista e scorrercelo tutto. Alcune varianti, diciamo, la maggior parte delle liste prevedono anche il puntatore all'indietro, quindi noi possiamo scorrere la lista dall'inizio fino alla fine o dalla fine all'inizio, però non possiamo purtroppo saltare in mezzo e fare quello che vogliamo. E
Il vantaggio principale, appunto, rispetto all'array è la semplicità e la velocità di inserimento non in testa e in coda. E per farlo, ovviamente, avremo bisogno di alcuni aiuti che vedremo, che sono, questi aiuti sono gli iteratori. Come si definisce? Beh, dal punto di vista puramente formale, basta definire appunto forward list oppure liste basta, no? È quella che Sì, lista è quella doubled, quindi invece forward list è questo solo forward, fattoriale. solo in avanti. Quindi, come vedete, dal punto di vista apparentemente operativo, non è che cambia molto una volta che ho definito la lista, però ovviamente cambiano molto le prestazioni che ci sono sotto. L'altro aspetto, diciamo, che va esattamente dalla parte opposta dello spettro delle strutture dati, sono le cosiddette mappe, sono quelle che ci permettono di recuperare i dati in modo rapido. Sono basate sulle famose funzioni di hash che di fatto prendono le chiavi, le elaborano, mescolano i bit, fanno dei moduli contro moduli, in modo da avere una funzione il più casuale possibile, e ci indirizzano verso verso la posizione dove il nostro dato è memorizzato. Questo ha, diciamo, i vantaggi inversi rispetto alla lista, quindi ci permette di accedere a qualsiasi elemento, sempre a costo unitario, e questo è ancora meglio rispetto agli array, perché gli array hanno soltanto chiavi intere, mentre qua possiamo usare quello che vogliamo. E viceversa, scorrere la mappa o il set non è banale, proprio perché non esiste un elemento successivo dell'altro, cioè non necessariamente esiste. Quindi, da quel punto di vista, ci possono essere difficoltà. Quindi, in STL, le strutture che hanno basate su questo sono i set, unordered set, che memorizzano solo le chiavi, e map, unordered map, che memorizzano le chiavi e il loro valore. Quindi visivamente vedete sulla lista cioè il disegnino che ho scovato, che secondo me è abbastanza significativo. Quindi la differenza tra gli ordinati e non ordinati è che, diciamo, ovviamente le prestazioni, ma anche come sono ordinate. Quindi, per esempio, gli ordinati mantengono in qualche modo l'ordinamento all'interno degli elementi. Di solito sono fatti con alberi binari di ricerca, tipo gli alberi rosso-neri. Non so se il concetto è diffuso, però di fatto sono degli alberi binari con qualche condizione in più, per cui limitano il caso peggiore, quindi di fatto con tre rotazioni al massimo l'albero rimane bilanciato, quasi bilanciato. Quindi, ovviamente, se sono ordinati, bisogna che il tipo di dato su cui vanno a operare abbia un ordinamento. Quindi di default è l'operatore minore, detto incredibilmente less, e quindi vale per gli interi e per la maggior parte dei tipi numerici, e vale anche con le stringhe, utilizzando hash o simile, eccetera. Se dovete definire dei tipi voi, bisogna che troviate il modo di verificare, implementare questo operatore, e ovviamente deve valere la proprietà sotto. Quindi è molto matematicosa questa sotto, quindi non so quanti potranno apprezzarlo, però è essenzialmente questo. Quindi gli array associativi sono comodi perché permettono anche di fare cose tipo
quello che sono gli array associativi che ci sono in certi linguaggi, appunto come JavaScript. E quindi io posso assegnare direttamente il valore, la chiave e il suo valore. Quindi vedete che dovete definire. Quando fate la map dovete sempre mettere tra parentesi angolari i tipi, la chiave e il valore, e dopodiché vedete è indistinguibile da un array, diciamo in prima battuta. Ovviamente ci sono funzioni in più, però l'aspetto è comunque molto simile a un array associativo di altri linguaggi, ma ovviamente ci sono anche altri. E funziona. Bene, e quindi le prestazioni che abbiamo sono molto diverse rispetto a quella precedente. Quindi, se abbiamo la lista, come ho detto prima, funziona bene se inseriamo in cima, in testa, in coda, oppure se le scorriamo, quindi iterando, va tutto bene. Se invece abbiamo bisogno di un elemento qualsiasi le cose si complicano. Il set e la map ordinate hanno più o meno prestazioni, logaritmo di n per tutte le operazioni, e quello non ordinato invece è dipende appunto se, vogliamo, se è un set o se è una map. E dipende da una serie di casi. Comunque, tipicamente l'accesso è sempre molto rapido e l'iterazione è molto, molto lenta. In realtà, anche più lenta di altri sottorilevati. Abbiamo raggiunto la chiusura della prima parte, e quindi ho citato questa frase di Linus Torvalds che chiude un po' questo, che o riprende diciamo l'inizio, quindi qui il programmatore si preoccupa del codice, invece si dovrebbero preoccupare delle strutture dati e delle loro relazioni. A questo punto affrontiamo il secondo blocco, quindi forse abbiamo preso Marco, Come tempi, sì, ma e alla fine penso di se sì. devo Non so se hanno delle domande fare qualche cosa che sulle strutture vogliamo. dati, altrimenti non so, tu che Con sei io, gli ciao. iteratori, diciamo che con gli iteratori, secondo me, ci sarà anche un po' più di chiarezza su alcuni aspetti, perché poi Sì. per utilizzare i container, gli iteratori ovviamente sono un pezzettino fondamentale. E poi la prossima volta vedremo anche gli algoritmi. La famosa triade del C++ sono i container, gli iteratori, gli algoritmi. E quindi vediamo le prime due parti oggi e poi l'ultima la vediamo la prossima volta. Ok, quindi gli iteratori. Quindi, cosa sono gli iteratori? Sono a loro volta degli oggetti, sono quindi creati da una classe che cerca di astrattizzare il concetto di navigazione su tutte le strutture dati. Quindi il concetto di iteratore si applica a liste, si applica ad array, si applica ad alberi, grafi, qualsiasi cosa, insomma. Quindi quello che vorremmo avere è avere una cosa il più possibile generica e che funzioni sempre, quindi che ci nasconda tutti i dettagli implementativi specifici della struttura dati che stiamo lavorando. E quindi l'idea è me la imparo una volta e la uso sempre, no? Quindi riscoprendo sempre il principio della pigrizia del programmatore, che è sempre una cosa sana. Quindi, idealmente non sono tanto diversi dai puntatori, anzi, molto spesso, soprattutto per gli array, ci assomigliano veramente tanto, e servono per accedere a un elemento di un container, tipicamente. Si usa. Ormai sono in passato. Di solito servono per scorrere tutti gli elementi della lista o del contenitore, e quindi questo processo si chiama iterazione del contenitore, da cui l'iteratore. Quindi
L'idea è che l'iteratore dovrebbe essere semplice come i codici che c'è a destra, che ha un sapore Java, no? Come idea. Quindi se voglio stampare e ricevo il mio iteratore, finché l'iteratore è un successivo, stampo il suo valore e passo all'elemento successivo. E questo, diciamo, conosce Java. Più o meno sa che gli iteratori in Java funzionano esattamente così, cioè as next, eccetera. In realtà in C++ c'è un po' da lavorare perché si introduce il concetto di range, che è appunto un intervallo di elementi. Ecco, dal punto di vista completo è un intervallo che prevede. Comprende l'inizio, ma non comprende la fine, che diciamo straborda, quindi serve a indicare il termine dell'intervallo. Si usa questa metodologia perché semplifica in realtà alcune cose, quindi per esempio per un ciclo, per vedere se il ciclo è finito, basta controllare che begin sia diverso da end e che più o meno funziona senza generare eccezioni o stranezze anche nei casi anomali in cui coincidono, eccetera, eccetera. Quindi, cosa servono in soldoni? A stratizzare dal tipo di dato utilizzato, un metodo per accedere a un elemento, passare al successivo, talvolta al precedente, a seconda della di dati e permettono anche di stabilire intervalli, quindi di solito si va da begin a end, ma nulla vieta di fare degli intervalli diversi. Quindi l'iteratore è definito come iteratore di una struttura dati, di uno specifico container. E quindi se voglio iterare su un vettore di interi, devo utilizzare il tipo iteratore di vettore di interi. Visto che è un po' una fola, scriversela tutte e tre volte, conviene spesso farlo affidarsi al compilatore che scrivendo auto ci libera di questa incombenza. Con l'iteratore possiamo ottenere sempre l'inizio e la fine, quindi possiamo scorrere un po' tutti gli elementi e quindi la funzione begin e end permette di passare. Se invece vogliamo visualizzare, elaborare, modificare l'oggetto corrente, quindi l'oggetto attualmente puntato dall'iteratore, è qui che torna fuori proprio il concetto di puntatore di Ciana memoria, beh, lo trattiamo di fatto proprio come un puntatore, quindi quell'operatore asterisco di differenziazione, noi possiamo utilizzarlo come se fosse una variabile normale. Non si vede troppo bene perché è stato un po' tagliato dalla proiezione, peccato. Vabbè, al limite dopo lo sposto nelle slide definite. Qui è un problema di esportazione, sai, delle Ah, slide. probabilmente sì. Dopo lo metto a posto, si vede un po' meglio. Comunque si dovrebbe leggere che. È quello che hai scritto comunque nella parte Sì, sinistra della infatti, slide, si legge. effettivamente. E di fatto in questo modo valore è la variabile che punta al valore corrente, quindi è ancora più elegante, è ancora più Qui vale la piacevole. pena, Marcello, dire che, come abbiamo visto l'altra volta, essendoci quell'ampersand, quella e commerciale vicino ad auto, quindi auto, come ha detto Marcello, serve a farci dedurre dal compilatore il tipo. E mai come qui è comodo perché avremmo se no dovuto scrivere, vabbè, in questo caso qui no, però nel caso dell'iteratore avremmo dovuto scrivere, come diceva Marcello, vector, parentesi angolari, di int, due punti, iteratore. Qui è importante notare che auto ha quella e commerciale, che è il concetto di reference che abbiamo visto l'altra volta, quindi stiamo accedendo proprio a quel valore lì, non ad una sua copia. Quindi significa che se noi quel valore lo modifichiamo, andiamo a modificare l'elemento che sta dentro al vettore. Quindi in quel caso 17, se noi andiamo a riassegnare valore, quindi schiamo valore uguale 20, cambia proprio quel valore lì. Se avessimo tolto quella e commerciale, quindi avessimo scritto auto valore uguale
referenziazione di IT, sarebbe una copia mia privata sulla quale posso anche andare a scrivere senza avere impatto sul vettore. Ok? Quindi questo è un dettaglio comunque importante da sottolineare perché con ICPU, diciamo, hai la flessibilità di fare entrambe le cose, quindi andare a modificare l'elemento del vettore oppure di prendertene una tua copia. Sì, ovviamente dipende dai casi se vi serve l'una o l'altra forma. Poi, come facciamo per passare all'elemento successivo? Perché abbiamo detto che l'iteratore serve proprio principalmente questo, e si usa il classico più più, o che può essere premesso o messo prima o messo dopo. Adesso dopo c'è una slide anche su questo che ribadisce il concetto. Comunque vedete che, insomma, facendo più più si passa all'elemento successivo. Quindi advance è, diciamo, una ripetizione, quindi se voglio passare avanti di tre elementi faccio advance di l'iteratore di tre. Su quello, Marcello, vale la pena dire una cosina. È carino, vedete? Perdonami se ti interrompo di nuovo. È soltanto perché vorrei dare anche un minimo di stimolo sul capire qual è la flessibilità che c'è dietro comunque a questo tipo di cose. Advance è una funzione generica. La prossima volta daremo un accenno di che cosa vuol dire. La potenza di una funzione come questa è che in base al tipo di container che c'è sotto, diciamola così, in realtà non dovrebbe essere il tipo di container, ma dovrebbe essere il tipo di iteratore. Advance è capace di avanzare quell'iteratore nella maniera più efficiente possibile per quell'iteratore lì. Per esempio, se è un vettore, semplicemente come diceva Marcello prima, essendo random access, sommerà un offset al puntatore, diciamo, che c'è sotto. Nel caso della lista, quell'advance lì non può sommare un offset, deve avanzare nella lista tante volte. Lo stesso vale per la mappa, deve avanzare il nodo dell'albero tante volte. Quindi quell'advance è un'unica funzione che voi potete chiamare indistintamente a seconda del container e sotto, diciamo, farà la cosa giusta nella maniera più efficiente possibile. Però l'effetto, la semantica di quell'operazione è di avanzare l'iteratore di tre posizioni, a prescindere di quello che è il container sotto. Quindi questo è una cosa importante da dire perché è molto generico per noi che poi scriviamo il codice. Sì, l'avevo dato per scontato, ma in effetti è un dettaglio, no, non piccolo. Quindi, questo semplice codice ci fa vedere appunto che inizializza un iteratore, quindi visto che gli passiamo begin, il compilatore capisce che è un iteratore, quindi gli assegna il corretto tipo. Quindi cout asterisco first stampa il primo elemento, poi stampa il secondo, e quell'ultima invece ci restituisce il puntatore all'ultimo elemento, perché visto che sappiamo che v3.end sarebbe oltre l'ultimo elemento, se noi facciamo meno 1 prendiamo l'ultimo elemento reale, cioè, l'altro sarebbe un end of file, se vogliamo vedere dal punto di vista di una sequenza. Questo qua è proprio un ciclo abbastanza classico, quindi per stampare tutti gli elementi di un array si può fare così, ma c'è anche la forma più carina che utilizza il range basato sul il loop basato sul range, e quindi fa tutto da solo. Questo un po' una cosa che si fa spesso anche in Java, però qui è più flessibile in generale, proprio per esempio quel meccanismo dell'ampersand di cui abbiamo parlato. In questo caso non c'è, ma è semplice. Lo chiamo l'esempio wow, a me piace molto questa cosa. Ora, adesso andiamo un po' sul dettaglio, che così andiamo a vedere. È bella l'idea degli iteratori, ma in realtà non tutti i iteratori sono uguali, perché alcune strutture, quelle un po' più ricche, permettono vari tipi di operazioni, altre strutture più povere invece ne supportano meno.
e quindi non tutti i literatori sono uguali. E vedremo, introduce poi il concetto di categoria di operatori. Categorie sono un sacco, qui sono un pochettino sintetizzate, però diciamo la struttura più ricca è quella che permette di fare l'accesso casuale e quindi fa questo e in generale fa tutto quello che c'è sotto. E quindi è l'accesso dell'array, quindi possiamo fare più, meno, diverso, uguale, maggiore, minore, eccetera, eccetera. E questo è il l'iteratore più interessante. Poi bidirezionale, tipico delle liste biconcatenate, inizialmente, quindi c'è il più, il meno, l'uguale, il diverso. No, si vede per esempio che non c'è l'operatore quadra, perché con le liste è impossibile andare a recuperare l'elemento. Avanti, diciamo, è un'ulteriore perdita per le liste che hanno solo il puntatore in avanti. Poi, per le liste di input, recupera solo valori ma non li salva, e l'altro salva i valori ma non li recupera e si muove solo in avanti. Lì mi sono dimenticato di tradurre in italiano. Addirittura c'è un'aggiunta proprio last minute, proprio perché viene dall'ultimissimo standard che è stato aggiunto per raffinare ulteriormente il tipo di iteratore contiguous che garantisce anche la contiguità degli elementi. Quindi che gli elementi sono disposti come in vector e come in array contigui. Anche lì c'è tutta una ragione dietro per cui appunto si possono fare poi delle ottimizzazioni particolari se c'è a disposizione questo tipo di iteratore. Prima il random access veniva considerato anche contiguous, però non è sempre così. Non è sempre così. Qui un'altra mappa, un'altra tabella che fa vedere a seconda dei vari container i tipi di operatori che sono supportati. Vedete che gli unici, quelli più ricchi sono appunto il vector e il dequeue, e poi dopo si scala, eccetera. E questi iteratori in realtà possono essere usati anche in altri tipi di strutture. L'idea è per esempio gli stream, quindi anche gli stream possono essere visti in questo modo, quindi che sono un esempio Dopo appunto. magari lo facciamo vedere, dopo magari posso fare un paio di esempi. Sì. Quindi ecco, in realtà le abbiamo viste tutte come metodi, diciamo, di oggetti, però in realtà queste funzioni si possono applicare anche ad altre cose, in particolare anche agli array. Quindi si usa ovviamente una sintassi leggermente diversa, perché non potete a un array tradizionale applicare un metodo, però potete applicare una funzione. Quindi in questo modo, per esempio, per utilizzare l'iteratore con un array tradizionale del C, e quindi funziona bene ed è anche un metodo per limitare potenziali errori. E anche in questo caso potete utilizzare l'auto, che funziona anche per l'array. Quindi in realtà, quando ho detto che erano strutture stupide, in realtà il compilatore un po' di informazioni se le porta dietro e quindi può fare delle operazioni come quelle di cosa. Boh, abbiamo chiuso. Adesso, se volete, c'è modo di lavorare. Se passando passerei la parola e Sì, o alle possiamo. domande. Sì, magari esatto, se ci sono un po' di domande, se no l'idea di. Non abbiamo preparato nessun esercizio da farvi fare, ma pensavamo di provare a scrivere qualcosa così anche di getto, provare ad abbozzare qualcosa per farvi vedere un po', per giocare un po' con un paio di container, magari con un vector, con una mappa. Possiamo vedere un esempio di lettura con gli stream, con gli iteratori degli stream. Però se ci sono delle domande, magari possiamo provare a rispondere un pochino prima di fare un po' di codice. Quindi, allora, un'ottima osservazione che faceva Lorenzo era, Lorenzo chiedeva, non esiste un'interfaccia alla object-oriented, immagino.
che si che occupa si di occupa di nascondere. nascondere. Aspetta, chiedo a Luca se per favore può mutarsi perché. Ok, grazie. Di nascondere il tipo che c'è sotto all'iteratore, come immagino in Java, se ricordo bene, c'è un'interfaccia iterator. È un'ottima osservazione perché in CPP non c'è questo paradigma, ma c'è un paradigma di programmazione generica da questo punto di vista, quindi che è basato sui template. Quindi l'iteratore è sempre noto come tipo a compile time. Questo permette delle ottimizzazioni come quella che un pochino vi accennavo prima sul fatto di discriminare la forza dell'iteratore, delle sue capacità, come anche ha fatto vedere Marcello nella tabella, no? Se un iteratore è forward, se è un input o è bidirectional, tutte quelle informazioni lì sono note a compile time, quindi il compilatore può scegliere dei percorsi diversi, che ovviamente sono stati scritti da chi ha implementato la libreria, per fare delle cose più ottimizzate. Ad esempio, se dobbiamo fare uno spostamento di dati o una copia di dati, e sappiamo che i dati sono disposti in un certo modo, potremmo utilizzare delle funzioni che invece non potremmo usare se i dati sono disposti come in una mappa o come in una lista. Quindi per questo motivo tutte le informazioni degli iteratori sono sempre note a compile time e quindi non vengono nascoste dietro un'interfaccia, diciamo, dinamica, come nella programmazione ad oggetti classica. Ovviamente nessuno vieta di farlo, nessuno vieta di crearsi un'interfaccia per nascondere, però in questo caso l'STL non funziona così, funziona in maniera diversa, per una serie di motivi, appunto. Sono altre domande? Luca forse voleva dire qualcosa che aveva acceso il microfono, quindi Luca, vai pure. Allora, due domande. La prima, nel caso del for, diciamo il for each, quello con i due punti, se effettivamente si passa attraverso un iteratore, in quel Sì, caso lì. questo adesso ve lo faccio vedere. Sì, adesso lo vediamo quello. Ottima domanda. E l'altra cosa, allora mi pare di capire che quindi gli iteratori lavorano su un range e quindi come faccio a costruire un range che sia diverso da begin-end? Sì, lo vediamo anche quello. L'ho fatto un po' vedere Marcello. Sostanzialmente un iteratore può essere, esatto, un iteratore poi può essere avanzato, ad esempio, o anche decrementato, quindi arretrato, diciamo così. E quindi si può anche partire da un iteratore e poi si può farlo andare avanti di un certo tot di posizioni. Ma adesso magari ve lo faccio vedere un paio di esempi proprio di codice per vedere un po', per toccare con mano anche gli iteratori. Allora, Lorenzo dice, quindi sta a noi. Se vogliamo lavorare nel modo più astratto possibile, usare solo le operazioni condivise tra tutti gli operatori, sì, diciamo tra tutti gli iteratori, sì. Se si vuole proprio lavorare nella maniera più generica possibile, nella maniera più astratta possibile, sì, si può lavorare in maniera, diciamo, un po' più ad hoc. Quindi sì, non è, il paradigma è un po', in CPP è un po' diverso, appunto, quindi gli iteratori vengono proprio sfruttati per le loro proprietà, quindi non c'è un'unica interfaccia, diciamo così, comune a tutti, quindi se c'è bisogno di farlo, bisogna un po' farlo a mano, diciamo così. Però solitamente se si lavora con questo altro paradigma non ce n'è bisogno, ecco, di solito non ce n'è bisogno, perché è un paradigma di programmazione generica. Quindi non permette, diciamo, non dovrebbe servire a lavorare nella maniera più astratta possibile, però è chiaro che può anche magari poter avere degli scenari dove vi serve, allora sì. Ok. Però ricordatevi anche che l'iteratore più stupido è quello che va semplicemente in avanti, ad esempio, quello lì è sempre possibile, diciamo, utilizzare quello come astrazione, diciamo così. Quindi quello che si chiama appunto input iterator o possiamo anche spingerci sul forward iterator. In quel caso lì poi non usiamo le altre proprietà dell'iteratore eventualmente. Quindi il bidirectional non utilizziamo appunto il contiguous, il randomAccess, eccetera. E se ci sono altre domande, se no, intanto io farei così, guardalo, io intanto farei diventa presentatore. Partiamo da un foglio,
un foglio bianco, foglio virtuale bianco. E questo, allora, questo qui l'abbiamo visto anche l'altra volta, è OneBox. Sto usando un GCC come compilatore. Potete poi scegliere ovviamente anche altre versioni e tutto. Allora, e partiamo da quello che diceva, quello che chiedeva Luca sul range based for loop. Allora, intanto vi zoom un po' se non si vede. Ok, No, così si vede. si dovrebbe vedere un po' meglio. Allora, partiamo da un. Allora, il modo, diciamo, la maniera classica di scrivere un vettore, l'avete vista, è con queste parentesi angolari. In realtà, nelle ultimissime versioni dello standard, è stata introdotta questa capacità di dedurre automaticamente il tipo in base all'inizializzazione che gli viene fornita. Quindi si può anche fare questo, ok? Ci sono tutta una serie di regole per cui il compilatore è in grado di dedurre automaticamente il tipo. Però diciamo che possiamo anche lavorare così per semplicità, insomma, per essere più conformi al modo un pochino più vecchio e quindi anche magari meno, cioè un pochino più chiaro magari, ok? Attenzione perché questo ve lo do come giusto una parentesi. In questo caso lui è molto bravo a dedurre int. Se noi ci mettessimo delle cose del genere, queste qua non sono delle standard string, ma sono dei const char star. Ok, quindi anche qui attenzione, invece, se noi ci mettiamo string, ok, queste sono delle string. Quindi attenzione anche a queste capacità che vengono introdotte, a starci comunque sempre attenti. Ok, questo è il vettore. Quindi la domanda di Luca era come funziona questo pezzo di codice qua. Quindi se io vado a fare una cosa del genere, come funziona questo qui che mi va a stampare, mi va a fare l'iterazione su tutti e mi va a fare poi la stampa. Allora, si passa assolutamente con degli iteratori. Gli iteratori begin ed end. Quindi si lavora con begin ed end. Questo codice, diciamo, è come se venisse generato, semplificando un po' a quello che ha fatto vedere Marcello. Quindi si fa una cosa del genere, il t diverso da end di v più t. Ok? Ed effettivamente, poi ovviamente in realtà ci sono dei cavilli legati a tutta una serie di dettagli che onestamente ometterei, però la cosa interessante è che se noi andiamo a cercare range based for loop C++, eccolo qua. La reference ci fornisce anche un abbozzo di come potrebbe essere generato il codice di questa cosa qui che abbiamo visto prima. Ok? Qui ci sono delle possibili implementazioni di come il codice poi viene effettivamente generato. Okay. Quindi come vedete c'è proprio un begin e un end alla fine, sostanzialmente. Vengono presi gli iteratori di inizio e di fine, viene fatto sostanzialmente un controllo ogni volta che l'inizio non sia uguale alla fine e poi viene incrementato l'iteratore corrente. Okay. E poi ovviamente c'è la dereferenziazione dell'iteratore. Ci sono tutta una serie di dettagli in più qui, chiaramente, che lo rendono un pochino meno leggibile, però alla fine quello che ci interessa è questo. In questo caso io sto andando soltanto ad accedere copiando l'elemento, potrei fare questo e potrei anche andarlo a scrivere. Okay? Quindi potrei anche fare i uguale i per 2. Okay? Poi così lo esplicitiamo tanto per. Ma se io poi andassi a ristamparlo, ok, effettivamente sono cambiati tutti quegli elementi là, ok, perché li abbiamo cambiati qua dentro. Ok, quindi questa qua era la questa è un po' per rispondere al quesito di Luca sul range based for loop. Poi l'altro quesito, se non mi ricordo male, era come facciamo a prendere dei range che sono diversi da begin ed end, ok. Allora, diciamo che possiamo partire dal nostro iteratore. Allora, una cosa che non abbiamo detto prima, Marcello ha usato quasi sempre questa notazione.
Però poi vi ha fatto vedere che per utilizzare beginEdend sull'array C, giustamente ha detto non possiamo usare una funzione su un array. Quindi che cosa è stato introdotto una decina d'anni fa? Sono state introdotte le funzioni beginEdend che valgono per tutti i tipi. Ok? Sono funzioni ovviamente della libreria standard. Io qui ho fatto un using, poi ci sono altri dettagli dello standard che permettono comunque di dedurre quel begin anche se io non ci metto STD da punti davanti. Però la raccomandazione da 10 anni a questa parte è di usare sempre questa sintassi funzionale, diciamo così, con la funzione, e non di usare la chiamata v.begin, v.end. Okay? Perché? Perché siamo più generici, perché questa sintassi vale anche per gli array. Ok? Tra l'altro leggo una domanda di Lorenzo, dice vector di object generici si possono usare. Sì, si può fare, magari dopo ve lo faccio vedere. Comunque, tornando alla questione dei range, allora questo iteratore possiamo crearne un altro, per esempio it più 4. Ok? Questo qui è un iteratore che sta puntando, beh, in questo caso qui sto andando alla fine, diciamo IT più 4, IT più 2 sto andando qui, ok? Perché sono partito dal primo e sto andando 1 o 2 posizioni. Quindi effettivamente questo qui è un altro range. E io su questo range posso farci quello che voglio, posso anche andarlo a stampare. Ok? Posso fare IT diverso da IT2 più IT, ok? Cout di IT. Così, ok? 1, 2. Ovviamente, attenzione, sto andando qua, ma questa è la fine del range, che come Marcello ha detto prima, è un intervallo semiaperto. Vuol dire che l'ultimo elemento non è incluso nel range. Quindi significa che questo loop si interrompe proprio quando vado ad incontrare l'iteratore IT2 che sta puntando qui. Okay? Quindi con questo trucco si possono fare dei range come volete voi. E la cosa diventa ancora più interessante dalla prossima lezione quando parleremo degli algoritmi, perché gli algoritmi, vi do uno spoiler, lavorano sugli iteratori. Lavorando sugli iteratori significa che voi potete, che ne so, fare un sort di un array o di un pezzo di un array. Oppure potete fare una somma degli elementi o di un pezzo di un array o di quello che volete, di un container, lavorando con i range. Ok. Allora, la domanda di Lorenzo. Lorenzo dice: mi piacerebbe lavorare con object generici. Ok, allora, per lavorare con object generici, che vuol dire object generici? Cioè, se capisco bene, si parla, diciamo, di object oriented. Più o meno, in realtà non soltanto. Ad esempio, in Java sapete che c'è Object come interfaccia di tutto quanto, no? Di tutti gli oggetti. In C++ non esiste un'interfaccia da cui tutti ereditano, perché il C++, anche, diciamo, sfatiamo un mito, non è un linguaggio object-oriented, è un linguaggio multiparadigma. Quindi supporta anche il paradigma object-oriented e la prossima volta vedremo anche qualcosa, però non è un linguaggio prettamente object-oriented. Questo significa che non c'è un'interfaccia comune. Ci sono una serie di trucchi che però si possono fare per ottenere la stessa cosa che chiede Lorenzo, trucchi o anche semplicemente scelte di design che si possono fare. Allora, una scelta di design è quella di, magari non l'anticipo perché la possiamo vedere la prossima volta scopriremo come si fanno in C++ le interfacce. Okay. Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo fare un vettore di interfacce ai nostri oggetti generici. Okay? E in quel modo lì possiamo metterci, diciamo, quello che vogliamo che implementa quell'interfaccia. Un altro metodo un po' bruttino, un po' C-style, è fare un vector, un array, quello che volete, di void pointer. Okay? Una cosa del genere. Il void pointer è un puntatore a quello che ti pare. Okay? Non è una scelta proprio bellissima, però ci sono una serie di scenari dove questa cosa potrebbe servire. Ci sono anche altri costrutti, se siete curiosi, ne esiste uno che si chiama, è stato introdotto negli ultimi anni, che si chiama Any,
che consente di metterci quello che vogliamo qua dentro. Ok? Noi possiamo fare uno standard any, boh, per esempio possiamo dire pushback di 1, possiamo mettere string, che ne so, ciao, mettiamo anche la stringa dentro. Ok? Questo qui riesce a contenere all'interno quello che vogliamo noi. Ok? C'è un costo ovviamente che viene pagato per fare una cosa del genere, però insomma ci sono degli scenari dove questa cosa qua può essere comoda. Okay? Ed è un costrutto che viene dato dallo standard. Quindi vabbè, non mi dilungo, ma ci sono anche degli altri oggetti dello standard dove io posso infilare dei tipi, però che hanno un range che gli do io. Ma ve lo faccio vedere giusto perché è una cosa che non tutti i linguaggi hanno. Questo variant che esiste anche in altri linguaggi, non tutti ce l'hanno potendo definire la lista di tipi a compile time. Questo oggetto può avere all'interno solo uno di quei tipi contemporaneamente. Ok? Quindi quello che puoi fare qua dentro, puoi metterci un numero, ok? Oppure ci si può mettere appunto una stringa, un char. La cosa che si può fare è che poi questo variant si può visitare, quindi gli si può dare una funzione generica per ispezionarlo e tutto questo poi viene controllato a tempo di compilazione. Comunque non mi dilungo, se siete curiosi, variant any sono due possibili alternative per mettere degli oggetti più generici possibili dentro i vostri contenitori. Lorenzo giustamente dice variant mi ricorda VB6, ti ricorda forse pure il COM. È meglio che alle 10:40 non ce lo ricordiamo perché se no nemmeno dormiamo, facciamo gli incubi stasera, quindi è meglio non dilungarci. Una cosa interessante, se avete qualche domandina fatela, se no io vado avanti magari facendovi vedere A un po' me di... Variant ricorda le union, a dire il vero, forse sono fuori strada. Sì, no, è quello. È quello. Le variant sono le union, però diciamo restricted, nel senso che i tipi di questa union li definisci tu prima. Quindi sono delle union con dei controlli in più, diciamo così. Quindi con anche la possibilità di sapere cosa c'è dentro questa union. Quindi effettivamente il variant viene implementato sotto come una union che ha dei vincoli che sono stati rilassati negli ultimi standard. Prima non era possibile implementarli facilmente, adesso con certi vincoli che sono venuti meno, è stato possibile implementare il variant più facilmente. Non è facile implementarlo, però più facilmente di prima. Quindi esattamente come dice Luca, sono delle union alla fine sotto. Però volevo fare poi una domanda. Sì. Possiamo mettere più iteratori sulla stessa struttura dati contemporaneamente? Sì, assolutamente. Puoi prenderne quanti ne vuoi. Cioè, alla fine questi sono veramente, poi, che ne so, puoi prenderne... Già begin ed end sono due iteratori, no? Puoi veramente prenderne quanti ne vuoi, quindi puoi fare... Sono semplicemente degli oggetti che vai a prendere, IT1, oggetti che vai a creare nuovi e stanno lì, diciamo, non concorrono poi a fare niente di particolare. Attenzione, chiaramente, se prendi tanti iteratori e poi li utilizzi in, per esempio, thread diversi, non è garantito che le operazioni vengano serializzate. Non è thread safe, quindi da quel punto di vista lì bisogna ovviamente stare attenti. Altra cosa a cui stare attenti, gli iteratori in base a determinate operazioni possono essere, come si dice, invalidati. Cioè, ad esempio, il vettore, se io qui faccio resize
di una roba del genere, probabilmente me lo ha spostato, perché nel vettore iniziale sicuramente 100.000 elementi non c'entravano, e quindi quello che lui va a fare con quel resize è me lo va a spostare da un'altra parte. Questi iteratori non sono più validi. Possiamo vedere quello che succede su GCC online qui sopra. Da uno zero, ci ha detto bene che da uno zero, ma in realtà poteva succedere molto peggio. Poteva anche succedere che mi entravano nel conto in banca e mi prendevano 10 euro, che è il massimo che ho sul conto, tra l'altro. Quindi, però, diciamo, succede anche se, per esempio, due iteratori sulla stessa struttura, uno mangia gli elementi che quell'altro deve ancora visitare. Esatto. Può succedere anche una cosa del genere. Può succedere anche una cosa del genere. Quindi anche su quelle cose là bisogna stare particolarmente attenti. L'erase è un esempio. L'erase è un esempio. Per l'erase, infatti, si utilizza un pattern che potremmo vederlo la prossima volta, perché è un algoritmo, però sostanzialmente come funziona? Funziona così. Se tu devi rimuovere certi elementi dal vettore, c'è un algoritmo che ti prende quegli elementi e te li sposta tutti da una certa parte. Te li fa mangiare da quelli buoni. Ok? Quindi che cosa succede? Ve lo faccio vedere proprio visualmente qua. Immaginiamo di dover cancellare gli elementi, per esempio gli elementi pari. Ok? Vabbè, facciamo uno spoiler veloce della prossima lezione, proprio velocissima, no? C'è un algoritmo che si chiama RemoveIf, che ci fa prendere, quindi come vedete si lavora con gli iteratori, quindi per esempio io voglio lavorare su tutto il range del mio vettore, ok? Questa RemoveIf si chiama Remove, ma in realtà non fa nessuna rimozione, il nome è un po' fuorviante. Che cosa succede? Vabbè, questa qua pure è un'altra sintassi che potremmo vedere la prossima volta, ma qui sto introducendo una lambda, okay, che sicuramente l'avrete usata in altri linguaggi. È una funzione, okay, per dirla facilmente, una funzione. Quello che io posso fare qua, posso dirgli, guarda, se l'elemento è pari, me lo devi cancellare, diciamo, me lo devi rimuovere. In realtà lui non va a fare veramente una rimozione. Che cosa fa? Ogni volta che trova un elemento pari, lui me lo scambia con un elemento, cioè un elemento buono che ancora deve essere visitato, come questo, va a prendere il suo posto. Okay? Quello che succede alla fine di questa RemoveIf, questa cosa viene fatta per tutti, quello che succede alla fine è che si crea sostanzialmente un gruppo di elementi alla fine, che sono degli elementi, diciamo, spazzatura, chiamiamoli così. Quindi immaginate che si crea questa situazione qui, ve lo metto qua come commento. Il vettore diventa una cosa del genere. Questo qua viene tolto perché è pari, questo qua viene tolto perché è pari, questo qua viene tolto, però in realtà non vengono veramente tolti. Si creano dei buchi. Si creano degli elementi in fondo che con buona probabilità in questo caso saranno dei numeri, qualcosa, diciamo, che comunque è memoria che magari non è stata ancora riassegnata, quindi probabilmente ci saranno dei numeri buoni dentro ancora perché sono degli interi, però sostanzialmente c'è della spazzatura qui. Okay. Quindi che cosa succede? Questo algoritmo mi ha spostato gli elementi all'interno, però non mi ha cancellato questa spazzatura che sta qua. Quindi che cosa fa? Ritorna l'iteratore a questa spazzatura qua, all'inizio di questa spazzatura. E io so che quello poi dovrò andarlo a cancellare. Cioè tutta questa cosa qua so che la devo andare a cancellare. Come la cancello? Con una funzione del vettore che si chiama, quindi questo qui è il garbage. Potremmo anche provare a vedere quello che viene stampato a valle di questa operazione. Qui probabilmente si rompe perché non c'è, vediamo se è vero, no. Ok, come vedete ci sono gli elementi
spazzatura che sono stati, in questo caso, non sono stati riassegnati, perché sono degli interi, quindi è come se fossero finiti in fondo. Però come vedete, vedete che c'è un 5 qui, che è anomalo, dici che cosa c'è il 5? I 5 erano, i primi 3 sono quelli buoni, 1, 3, 5, poi c'è un 4, un 5, un 6. Questo 5 è ancora rimasto qui. Okay. Diciamo che questi oggetti finali, che sono quelli provocati da questa funzione remove che li ha spostati, quegli elementi lì sono in uno stato non specificato. Quindi potrei trovarci quei numeri, potrei trovarci dei numeracci. Quello che devo fare è andare sostanzialmente a cancellare, quindi fare un erase, di che cosa? Di questo, dall'inizio. Quindi ecco, questo qua è un iteratore che non ho creato io, me l'ha creato l'algoritmo, fino alla fine del mio vettore. E come vedete adesso il vettore è nello stato che volevo io. Okay? Questo però vabbè, è uno spoiler della prossima lezione, ci sono tutti questi algoritmini. Questo idioma solitamente si scrive proprio in un'unica, diciamo in un'unica riga, così, e si chiama Erase Remove Idiom, ok? Perché viene utilizzato in combinazione. Erase e Remove vengono utilizzati in combinazione. Okay. Lorenzo dice una sorta di shift. Sì, sostanzialmente sì, vengono praticamente shiftati gli elementi buoni che rimangono, vengono più che shiftati, vanno ad assegnarsi nelle posizioni degli elementi che vanno rimossi. Cioè, ad esempio, qui il 2 viene rimosso, in che maniera? Viene sostituito dal 3. Quindi l'algoritmo prende il 3 e ce lo riattacca sopra, cioè lo riassegna al posto del 2. A questo punto il 5 va a prendere il posto che era prima del 3, quindi finisce qua, okay? E a quel punto si spiega anche perché il 5 era rimasto lì prima, perché poi nessuno l'ha toccato, perché il 6 non si muove più e lui è rimasto così. Okay? Se volete possiamo vedere al volissimo tipo l'uso degli stream, per gli iteratori degli stream. Quindi Marcello ha fatto vedere gli iteratori sui container, che sono l'utilizzo forse più intuitivo effettivamente che possiamo immaginare, ma gli iteratori sono un concetto abbastanza generico, quindi potremmo usarli per iterare anche su cose che non rappresentano dei dati memorizzati su una struttura dati, ma magari su uno stream, quindi per manipolare l'input e l'output. Okay? Possiamo anche tipo fare un file finto qui, tipo d così, i file vengono, la standard library espone questo oggetto per manipolare file, per aprire e chiudere file, quindi questo tipo che di fatto è un wrapper sopra un file sostanzialmente. IFStream è per leggere i file, quindi io potrei andare a fare così. Okay. E, Marcello aveva fatto vedere anche qualcosa l'altra volta, l'abbiamo usato per fare quella challenge, per leggere un elemento. Posso andare effettivamente a leggere e scrivere, ok, in questo modo qua posso andare a leggere e scrivere con la sintassi degli stream che abbiamo visto l'altra volta. Come vedete, che cosa succede? Io qui sto leggendo una stringa e mi sta restituendo la prima lettera, diciamo così. Facciamo anche così. Qui perché c'è la... non so perché. Ok. Che cosa vuol dire questo? Che lui va a fare una lettura dividendo le stringhe con gli spazi, okay? Con i separatori, gli spazi, gli invii e quant'altro. Come faccio a leggere tutte quante queste stringhe? Okay?
Posso fare due cose, o faccio una get line per leggere tutta la linea, okay? Quindi una possibilità è di fare una cosa del genere. Come vedete qui ho letto tutta la stringa. Oppure potremmo provare ad utilizzare gli iteratori degli stream, ok? In questo caso devo dirgli di che tipo sono, ok? Ovviamente bisogna anche includere iterator in questo caso. Gli include purtroppo sono anche un po' una, diciamo, un po' un macete sopra i programmatori C++, non soltanto perché appunto bisogna metterli tutti, ma perché c'è un sistema anche di dipendenze un pochino costoso a livello di tempo, di compilazione, quindi ci sono poi degli ulteriori sviluppi recenti per cui hanno introdotto i cosiddetti moduli per modularizzare appunto le inclusioni e quant'altro. Comunque, come vedete, possiamo utilizzare questi iteratori particolari che sono stati fatti sugli stream per manipolare proprio per manipolare i dati che vengono che sono dentro degli stream. Okay? Qui c'è anche un trucchetto che diciamo eof, chiamiamolo così. Posso fare i diverso da eof più i. Ecco qua, come vedete abbiamo letto quel contenuto lì utilizzando gli iteratori. Okay. Il trucco qual è? Il trucco è che un iteratore vuoto, diciamo così, quando viene controllato, okay, restituisce true quando vado a fare il confronto, quando l'iteratore, quello buono che c'ha, che punta al file, termina sostanzialmente quando arriva alla fine del file. Quindi con questo trucco si possono fare tutte queste manipolazioni, ovviamente. Quindi possiamo anche lanciarci i nostri algoritmi che vedremo la prossima volta e quant'altro. Ultima cosa interessante da dire, io qui oltre al file potevo metterci un altro stream, come per esempio il cin, lo standard input. Quindi ad esempio se io qua ci metto ABC, okay. Eccoli qua. Non ho cambiato niente, nulla, se non lo stream che è stato passato all'iteratore. Questo qua è un po' quello che vi dicevo prima della programmazione generica, che è il pilastro di tutto il C++. Il paradigma di programmazione C++ è questo, sostanzialmente. Si basa tutto su programmazione generica, per questo tipo di problemi, ovviamente, non per tutto, però per questo tipo di problemi si può modellare così. A questo punto io direi, se avete domande, se volete vedere un altro container, o vogliamo andare a dormire sognandoci gli iteratori? Dite voi se avete domande. Io resto un po' a disposizione, insomma. Ok, Lorenzo fa una domanda. Intanto salutiamo anche quelli che stanno andando via. Buonanotte, ci vediamo giovedì prossimo. E Lorenzo dice una domanda: se per la programmazione di oggetti l'architettura generalmente è composta da classi interfacce, per un linguaggio come il C++, come si articola? Come si organizza il codice, come si programma, bla bla bla. Allora, assolutamente sì, Lorenzo, puoi scrivere object-oriented anche in C++, anzi, è comunque penso il paradigma ad oggi comunque più utilizzato in C++ e quello per cui esiste più forse codice legacy. Non ci dimentichiamo che il C++ è nato alla fine degli anni 80 al fiorire della programmazione ad oggetti. Sulle ceneri potremmo dire dello Smalltalk, del Simula e quant'altro. Quindi è proprio esploso perché consentiva di scrivere in maniera efficiente quello che stava nascendo come il paradigma del momento dei primi anni 90, da cui sono derivati i pattern, da cui sono derivate tutti i vari costrutti moderni.
le interfacce come pilastro della programmazione d'oggetti non esistono di per sé in C++, come esistono in Java o in C Sharp, ma esistono come artificio, diciamo, come un qualcosa di artificiale. Vedremo la prossima volta come si fanno le interfacce in C++, ma si fanno assolutamente le interfacce in C++. Si può strutturare. Devo dire che per la verità, quando me l'hanno venduto all'inizio, il C++ era, guarda, questo è un C dove puoi usare gli oggetti. Quindi... Sì, esatto, nasce come C con classi, esatto. Nasce proprio come C con classi, poi diventa C++, e uno appunto, una delle, cioè se ci fosse stato un esperto di marketing, un mastrota della programmazione che doveva vendere un linguaggio, ovviamente oltre al televisore 32 pollici ti regalava il fatto che potevi scrivere in maniera efficiente degli oggetti, cioè potevi strutturare il tuo programma con degli oggetti. E cioè, si fa tuttora, lo faccio io, lo fanno tantissimi, tantissimi che programmano in C++. Ovviamente Marco, ci sono... Dimmi, interrompo, dimmi. Su Medium, sì. Che è un portale di sì. Articoli, stavano leggendo il commento di Linus Torvald sul C++ che non era molto edificante. Ah, no. Linus Torvald è assolutamente contrario e contro al C++. Anche se ultimamente avevo sentito che forse lo stava rivalutando. Per carità, alla fine diciamo che secondo me non esiste il linguaggio perfetto che fa tutto. Secondo me va usato il linguaggio giusto per lo scenario che va affrontato. Cioè, se io dovessi, per dire, insegnare a programmare da zero a qualcuno, non insegnerei mai il C++. Sceglierei linguaggi come Python, forse C Sharp, Java, ma non utilizzerei mai il C++ perché aggiunge una complessità rilevante. Una cosa sugli iteratori, per esempio, sì. Se uno volesse stare in ascolto su una porta, può usarli? Ma ti direi, guarda, c'è chi ha costruito iteratori per fare praticamente tutto, per farli anche asincroni. Sì. Quindi ti dico che secondo me sì, cioè si possono fare anche per quel tipo di lavoro lì, per prendere dati da un processo, per prendere dati da una socket. E un'ultima cosa, gli stream, iterator, quello lì. Sì. Se io invece di stringhe volessi leggere i byte puri del file, si può fare? Sì, devi aprire il file in binario. E poi devi utilizzare, allora, diciamo allora, secondo me se devi prendere i byte puri, usi read, apri il file in binario e poi usi la funzione read. Ah, ok. Partiamo da... Però in realtà, allora, esiste anche questo altro iteratore, che si chiama istream buff iterator, ok? Ah. Che... si va a beccare, in questo caso qui ovviamente non va a funzionare, però sostanzialmente, vabbè, bisogna usarlo in maniera diversa, però sostanzialmente che cosa succede? Va a pescare tutti i caratteri, quindi andando a pescare carattere per carattere, quindi non, sostanzialmente non skippa i separatori, quindi non skippando i separatori, non facendo una formattazione, riesci a leggerti poi invece i caratteri così come sono. Invece stream no, con lo allora se usi gli stream, questo qua ovviamente formatta, diciamo così, quindi okay, salta, diciamo così, skippa i separatori, quindi barra sì. R barra N, esatto, di default quelli, poi c'è tutto un modo per personalizzare anche quelle cose lì. Ah, quindi si possono customizzare. Sì, okay. Si può modificare anche quella roba lì, sì, assolutamente. Si può leggere tutto un file in un colpo, no? File di testo piccolo? Sì, puoi farlo accedendo a quello che si chiama rdbuf. Dovrebbe essere una roba del genere.
che io avevo visto dei manuali vecchi di C++, però avevano delle script per leggere un file, Eccolo bisognava qua, fare guarda, di sé. in questo modo qui. Cioè, in poche parole, questo qui è un modo per accedere direttamente al buffer che c'è dentro al file o dentro allo stream. E quando il cout, in questo caso, quando deve essere consumato questo buffer, ovviamente il buffer va ad esaurimento. Quindi se io qui dentro ci metto, insomma, tutto quello che mi pare. No, che stavo pensando che un XML, se tu vai a leggerlo, non è detto che sia su una sola riga e ti devi. Sì. Infatti, vedi, qua sto leggendo tutto in un colpo. E con questa tecnica qui si riescono a fare anche i reindirizzamenti. Cioè, io adesso qui è come se avessi fatto un reindirizzamento del file dentro lo standard output. Con questi trucchi posso addirittura posso anche sostituire il buffer dello standard output o di un altro stream con un altro buffer. E quindi quando vado a scrivere sullo standard output, in realtà vado a scrivere dentro un altro stream. Quindi si possono fare Danni. dei casini mostruosi. Ma Quindi. mi chiedevo perché in altri linguaggi ci sono i metodi e mi chiedevo in C++, dato che la mia conoscenza è molto basica. E gli ultimi manuali che avevo letto mi mettevano la lettura del file un po' in maniera molto complessa. Ah, Quindi per. beh, sì, diciamo, allora, per dirla proprio banalmente, comunque gli stream hanno un overhead. Quindi se uno deve fare delle letture o delle scritture ottimizzate sui file, di solito gli stream non si utilizzano, ok? Servono per fare delle cose abbastanza semplificate. Se devi fare una lettura efficiente di file, non usi, solitamente non usi gli stream. Si utilizzano, o si va sul C, oppure librerie un pochino più sgamate per fare delle cose un pochino più efficienti. Gli stream sono buoni fino a un certo livello, molto eleganti per delle cose, personalizzabili tanto. Puoi scriverti lo stream che lavora sul tuo device, nel senso device proprio inteso come device buffer. Quindi se tu hai, che ne so, devi scrivere nel debug view di Windows. Quindi il classico stream di debug disponibile in Windows che con C Sharp si raggiunge con il punto trace o il punto debug, e con C++ in Win32 si scrive come output debug string, cose del genere. Quello lì si può wrappare anche molto facilmente con uno stream, in modo che ogni volta che scrivi su questo stream finisci su questo debug output. Quindi si possono fare delle cose molto molto sofisticate, molto molto sofisticate. Quindi, Grazie. figurati. E comunque direi che abbiamo più o meno esaurito. Li abbiamo un po', diciamo, esplosi. Allora, poi per chiudere comunque il discorso che chiedeva prima Lorenzo, per il fatto anche di leggere i caratteri, guardati appunto gli string buff iterator. Perché quello lì potrebbe essere il modo che cerchi per fare la lettura di tutto lo stream senza i separatori anche. Quindi, a parte questa tecnica dell'RD buff, c'è anche la possibilità di iterare appunto con gli string buff iterator. Oh, ottimo, grazie. Prego. Non so se hai notato, Marco, che stasera Brian è stato zitto perché non c'è, perché mi ha Ah, è vero, è vero. telefonato che non Non c'era c'è questa. Brian, Avrebbe seguito in registrazione. è vero, è vero. E invece il presidente è Ufficialmente rimasto. c'è, però c'è, Sì, è sì, sì, attivato. sì, sì, sì. È attivato. Io Ma. qui. Beh, a questo punto, non so, se c'è qualche altra ultimissima domanda, se no possiamo direi anche vederci, insomma, darci l'appuntamento per la prossima volta. Non so se qualcuno ha domande proprio dell'ultima ora, dell'ultimo minuto, anzi. Ecco anche il presidente che ritorna. Esatto. In realtà si è risvegliato, che stava ronfando e per fare una bella figura si è presentato. Esatto.
Direi che... Ah, ok. Lorenzo chiede, c'è qualche progetto interessante che si può fare solo in C++? Giusto qualche spunto interessante? Beh, allora, intanto dico che cioè, molti sono costretti a lavorare in C++, questo lo dico come parentesi, nel senso che c'è un legacy pazzesco. Quindi, se sentite, no, magari tanti che cercano programmatori C++, un motivo è anche quello del legacy, bisogna dirlo chiaramente e onestamente. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di problemi che possono essere risolti, diciamo, elegantemente in C++, in maniera efficiente, quando ci sono determinati requisiti, come ad esempio ho bisogno di scrivere del software che non è sottoposto a certi problemi di latenza, per esempio. Perché? Perché non c'è il garbage collector, anche se ormai ci sono dei linguaggi tipo Rust, per dire, che non ha il garbage collector, quindi è molto sul metallo. Però un problema quale potrebbe essere? Che un linguaggio come Rust, con tutto che è molto bello, elegante e quant'altro, non è maturo magari quanto il C++. Quindi alcuni ancora comunque sposano un linguaggio come C o C++ per fare certe cose perché c'è una maturità diversa dei compilatori, dell'ecosistema, delle librerie. Ok, problemi classici che si risolvono in C++, cioè questo browser probabilmente che stiamo utilizzando tutti, non so, Firefox, Chrome, Explorer, Edge, Safari, sono quasi sicuramente buona parte scritti in C++. Videogiochi hanno una storia enorme dagli anni 90 in poi di scrittura, sviluppo in C++, codici numerici. Anche perché si interfaccia molto facilmente in maniera praticamente trasparente con C. Quindi, che cosa succedeva anche nel sì, Safari, ti dico la verità, effettivamente potrebbe essere in buona parte Objective-C, ma non lo so. Cioè, probabilmente ci saranno anche dei pezzi di C o C++ per farlo andare magari molto veloce e anche responsivo. Però sicuramente Chrome, Firefox ovviamente ha anche una buonissima parte di Rust adesso. Ovviamente, però Chrome è buona parte C++, Edge è buona parte C++. Videogiochi, ripeto, codici numerici, dicevo appunto c'è questa trasparenza anche di interfacciamento con C, con Assembly, per poi anche sparare dell'Assembly. Immaginate quando è nato il C++, c'è stato un vantaggio di marketing anche qui, di avere già un ecosistema pronto, che era quello del C. Ecosistema in quegli anni voleva dire codice anche pronto, anche librerie magari, per dire, anche di aziende che già avevano prodotto del codice, no? Potevano prenderlo e usarlo, perché era compatibile. E poi ha una retrocompatibilità pazzesca, che è anche uno dei punti, è un punto di forza e anche di debolezza, perché codice di 30 anni fa probabilmente ancora compila, questo si porta appresso ovviamente tutta una serie di problematiche, perché quando cambiano una virgola dello standard devono stare attenti a non rompere il precedente. Ogni tanto lo rompono, lo dicono, lo deprecano, molto raramente, però succede. In generale, il C++ si associa sempre a performance, anche se non è sempre per quello. Okay? Può essere utilizzato anche per scrivere magari dei codici che sono particolarmente generici. Librerie molto molto sofisticate, magari accenneremo qualcosa la prossima volta, perché hanno un meccanismo di template di inferenza compile time che diciamo è probabilmente abbastanza unico nel suo genere. Quindi può essere utilizzato anche per questo tipo di cose. Quindi sì, però Linux non è scritto in C++. È scritto in C. Quindi quello non è un buon caso d'uso, diciamo così. Visual Studio dovrebbe essere scritto in C++. Sì, Visual Studio, Windows. Ma diciamo che secondo me un progetto poi software di una certa rilevanza è scritto con un mix di tecnologie. Quindi, per esempio, perché fare determinate interfacce grafiche in C++, ad esempio? Cioè, ovviamente ci sono ottime librerie per fare interfacce grafiche, ovviamente ci sono motori grafici, Unreal, che ne so, tutta la parte di disegno di Windows, ovviamente per certe cose hai bisogno di farle in C++. Ma se devi fare soltanto delle GUI, ok?
che non hanno particolari problemi di performance, che non hanno determinate necessità, perché farle in C++? Per esempio Visual Studio Code, il front-end, l'editor, tutto quanto, è scritto in JavaScript, con Electron. Perché farle in C++? Perché farle... Perché in realtà il motore è C++, quello che interpreta Electron. Esatto, il motore, esatto. Il motore sotto è quello del JavaScript alla fine che è scritto poi in C++. Però tutta la parte di front-end, perché dover utilizzare poi delle librerie magari che sono puramente C++? Ci sono degli scenari dove questo serve? Assolutamente. Esempio l'embedded. Devo andare in embedded, faccio dell'HMI embedded. Una scelta molto utilizzata è usare le Qt o altre cose, però le Qt sono molto molto utilizzate, le Qt sono C++. Però all'inizio, per esempio, si usava moltissimo il CGI bin per il web, poi si è passati a linguaggi come Java, C Sharp. Sì. Il web un pochino sull'atto back-end, C++ c'è stato un periodo in cui ha perso tantissimo. Assolutamente, assolutamente, sì, assolutamente sì. Ma secondo me appunto non bisogna scegliere il linguaggio diciamo per un gusto personale, cioè bisogna usare quello che serve. Poi è chiaro che ci sono tutta una serie di esigenze. Se qualcuno ha degli sviluppatori che sviluppano solo in C++ e deve partire da zero con un progetto e non ha modo di pescare altri sviluppatori probabilmente ha sbagliato ad assumerli, però dovrà usare quello, ovviamente. Però nel 2021 ci sono tantissime opzioni, secondo me, okay, per fare le cose. Sì, fatto sta che molto spesso, anche come ho detto, anche C Sharp c'ha parecchio codice C++ sotto il sedere in tanti punti. Quindi, sì. Sì, poi anche perché si eredita anche quello che... Cioè, si eredita, sì, anche delle... Per esempio il C Sharp tradizionale sotto aveva il COM. E sì. Era una pulizia del COM, diciamola brutalmente. E, però appunto non lo vedevi, quindi riuscivi a programmare in maniera un po' carina. Già molti punti C++, il motore che ci ha scritto nella virtual machine. Sì, allora, guarda, c'è una citazione che riporto, che fecero la domanda a Stroustrup, che è appunto il creatore del C++, gli chiesero tipo, adesso non ricordo esattamente, però gli chiesero una cosa tipo perché dovrei usare il C++ quando c'è Java o qualcosa del genere, non mi ricordo esattamente la domanda. Allora lui rispose tipo, non tutto è una virtual machine, oppure qualcuno deve pur scrivere questa virtual machine, disse una cosa del genere. Quindi effettivamente per scrivere poi la virtual machine di Java è stato usato, almeno all'epoca era stato usato il C++, non so se è mai stata poi riscritta anche con qualcosa di diverso, no, sono ignorante. No, da quel che ho visto sono ancora al buon vecchio codice che avevano partorito. Anche Rust non è mai stato utilizzato sotto Java. Anche se tu vuoi fare una GN, una cosiddetta GNI, cioè una libreria Java nativa. Sì, che riesci a... Sì. E devi sempre usare C++. Sì, diciamo che poi appunto il C++ lo puoi comunque, diciamo, lo puoi anche rappare, cioè se hai una libreria C++ che è solo C++ la puoi rappare e eventualmente rapparla con il linguaggio che vuoi, magari è possibile riuscire a farlo. Non lo so come sia scritto, mi chiedo a Zompa se lui può esatto, se Zompa sa sotto il cofano l'interprete del Python. Sai che non ti si sente, Zompa? Almeno io non ti sento. Non so se... No, anch'io. Non ti sentiamo. Sparito. Sì, forse rientra... Comunque, insomma, giusto per sintetizzare, cioè di scenari ce ne sono tanti, però
Anche lì, secondo me, una regola fissa non c'è, nel senso che magari fino a X anni fa ti dicevano se devi andare forte usi C++, sì, però non è detto che oggi, nel 2021, sia veramente così. Cioè, ve lo dico proprio in maniera onesta, perché se guardate anche i benchmark di tantissime librerie, esempio recente, gRPC, mega framework, mega libreria di Google per fare comunicazione tra processi, client-server, cross-platform, multilinguaggio e quant'altro. Un recente benchmark era su Reddit recentemente, se non ricordo male, C++ non era il primo, era tipo il terzo o il quarto, per dire. Poi ovviamente dipende come hanno fatto il benchmark, qual è lo scenario, però anche qui non è detto che la cosa più veloce da utilizzare sia il C++ in tutti gli scenari, ok? Quindi sicuramente ci sono, ma non vale sempre. Zompa, ti abbiamo. Non ti si sente però. Non ti si sente. Pure stai facendo finta di parlare. Niente, io direi a sto punto di. Che dici, Marcello? Ok, Di beccarci prossima volta. Freschi se siamo più freschi tutti e tutti. sì. Una cosa, probabilmente mancherebbe una parte sui puntatori, secondo me, qua, oggi. Ma l'abbiamo L'ho sì, pensato, però, insomma, mi hanno detto, ma. l'abbiamo volutamente, l'abbiamo non messi volutamente perché i puntatori non li devi usare in C++. No, nel senso che in teoria, cioè, allora, nel C++ moderno si dovrebbero utilizzare il meno possibile. Ci sono delle alternative, come gli iteratori, ma anche altri costrutti. Quindi per una lezione, per un corso base, anche per cercare di darvi un po' di feeling con il C++ moderno, secondo noi gli iteratori non dovrebbero esserci. Poi, ovviamente, in un corso più avanzato, dove magari devi fare Puntatori. interoperabilità, i puntatori, sì. Avevo Iteratori. detto iteratori, Comunque, neanche gli dite iteratori. sotto Python è fatto in C e la maggior parte delle librerie. Diciamo anche con altre prestazioni come NumPy e tutte queste cose qua sono tutti quanti fatti in C. C'è qualcosa fatto anche in C++ come estensioni, ma la Sì. maggior parte sono in C. Poi adesso non scende così tanto a livello, comunque c'è anche un talk interessante sempre nella collezione sul nostro canale che aveva tenuto Francesco Allersen, che si chiama Python Under the Hood, quindi sotto Ah, è il vero, cofano. Che vero. parla proprio anche di come è fatto quel compilatore di Python e insomma di come lavora, eccetera. Vero, adesso mi ricordo. Effettivamente, c'era Francesco, che il grande shark che ha fatto. Adesso ci sta preparando un altro talk strano, adesso vediamo quando è pronto, se lo sottoporrà. Sì, è vero, magari ci fa la sorpresa. Esatto. Va bene. Va bene, allora io Serata. vi saluto a questo punto. Domattina Buonanotte a continuiamo tutti. Va bene, a fare lezioni. buonanotte. Ci vediamo prossimo giovedì per l'ultima scoppiettante lezione. Esatto. Ok. Buona Ciao. serata a tutti. Ciao, ciao a tutti, buonanotte. Ciao.